Era doveroso intanto, e non è soltanto così, un fatto rituale, fare gli auguri ai lavoratori tutti e ai dipendenti di ASM Taormina per quello che fanno ogni giorno, ma per quello che hanno fatto veramente eroicamente in questo periodo difficilissimo in cui l'emergenza pandemica, l'emergenza sanitaria li ha costretti a ciò che non era scritto, non poteva essere previsto nessun contratto. Io devo dire che oramai ho imparato a conoscere l'uno per uno, ho sentito il dovere di esprimere loro la gratitudine, che è qualcosa in più anche rispetto agli auguri. E questo l'ho fatto non soltanto con questa cerimonia di oggi, ma anche accettando di rinnovare i loro contratti come era giusto che fosse, perché erano fermi addirittura alcuni da 21 anni, e impegnandomi ad incoraggiare ulteriormente questo loro, diciamo, questa loro disponibilità, questo loro servizio fondamentale per la collettività di Taormina. D'altra parte, le buone notizie arrivano: abbiamo finalmente ricostruito i bilanci degli ultimi 9 anni, sono oggi nelle mani del revisore, abbiamo inviato al Consiglio Comunale i contratti di servizio. Insomma, l'azienda, per dirla in parole povera, è pronta ad uscire da questa infinita liquidatela, e quindi pronta anche ad assumere nuovi servizi, e dovrà sempre di più rappresentare il fiore all'occhiello di Taormina per garantire anzitutto alla comunità e ai turisti che torneranno a Taormina servizi che devono essere di livello internazionale.